Ciao a tutti raga, benvenuti nel mio nuovo video, sono il vostro Lele Call. Oggi parliamo di questa leggenda metropolitana che si aggira sempre in Giappone e si dice che questo è un fantasma che cammina con i gomiti e non con i piedi, come facevano le persone normali. E adesso vi vado a raccontare la storia del Teke Teke. Infatti il Teke Teke è una creatura protagonista di una leggenda metropolitana giapponese e sarebbe lo spirito di una ragazza con il corpo tagliato a metà. Infatti, andiamo a raccontare la leggenda che si tramanda, è quella di un ragazzino che sta tornando a casa da scuola. Il ragazzino è rimasto a scuola dopo le lezioni per svolgere le attività extrascolastiche, come di uso in Giappone, ovviamente. E quando sta per tornare a casa è già buio. Decide di evitare le strade più grandi preferendo un cammino interno, più lungo ma più tranquillo, tra i quartieri della sua città. E mentre cammina in questo labirinto di stradine e di case, ha la sensazione di essere osservato. Cerca di non fare caso a quella strana sensazione. Ma nonostante i suoi sforzi, la paura di essere osservato si ripresenta più forte di prima. Infatti il ragazzino è spaventatissimo e accelera il passo, spaventato anche solo di voltarsi all'indietro, che si ritrova in uno spiazzo circondato da case che non riconosce, quindi scappando doveva aver preso una strada sbagliata. E ora non sapeva dove si trovava. Infatti, dalle finestre di una di queste case nota una ragazza con i gomiti appoggiati sul davanzale. Si avvicina alla casa per chiedere informazioni e mentre si avvicina può scorgere sempre più particolari. Infatti, era la ragazza, sembrava avere la sua stessa età e sorrise. Più si avvicinava, però, e più l'espressione della ragazza cambiava, trasformandosi in un ghigno rabbioso. Infatti il ragazzino non fa in tempo a chiedersi perché di questo cambiamento, che la ragazza spicca un salto dalla finestra e si para davanti, e quello che vede il ragazzo lo lascia senza fiato. Infatti la ragazza che si trovava davanti a lui non aveva le gambe. È un torso che si sposta usando le mani e i gomiti e quando si sposta produce uno strano suono simile a un teke teke, teke teke. Il ragazzino, dopo un primo momento di smarrimento, comincia a correre a perdere fiato. Mentre corre sente la creatura dietro di sé, teke teke, teke teke, teke teke, ma non ha il coraggio di voltarsi all'indietro. All'improvviso si ritrova un vicolo cieco. Si volta e vede la creatura davanti a sé. La paura è troppo forte che il ragazzo sviene. La mattina dopo il ragazzino viene ritrovato morto in un vicolo cieco. Il suo corpo era stato tagliato in due. Gli unici indizi sono le impronte di due mani che si avvicinavano al corpo. Andiamo all'origine di questa leggenda, ovviamente. La leggenda narra che nel 1969 una ragazza si sia suicidata in seguito a degli atti di bullismo, attacchi, sempre bullismo, gettandosi sui binari pochi secondi prima dell'arrivo del treno. Il corpo della ragazza sarebbe stato tagliato a metà del treno, che non aveva fatto in tempo a frenare. Dopo la sua morte, la ragazza è diventata uno spirito vendicativo e sfoga la sua vendetta contro coloro che somigliano alle persone che l'hanno spinta al suicidio. Porta con sé, sempre dietro, una falce che taglia in due le sue vittime. Ci sono poi altre versioni della leggenda in cui la protagonista è un'infermiera o una ragazza che viene uccisa, uno che muore in seguito a un incidente. Il risultato non cambia, la protagonista
per te le gambe e si vendica tagliando in due le sue vittime. Infatti c'è la morale di questa leggenda. Inizialmente questa leggenda serviva per evitare che i bambini o i ragazzi si avventurassero di notte vicino alle stazioni. Il teche teche infatti colpiva vicino al luogo della sua morte. Infatti negli anni a venire e seguenti la leggenda si è modificata, il teche teche non colpiva più nelle stazioni ma nelle scuole, soprattutto nei bagni. Nelle nuove versioni il teche teche ha un nome, Kashima Daiko. Vi chiederete e vi chiederà dove sono le sue gambe. La risposta corretta è alla stazione di Meishin. Se risponderete in modo errato verrete uccisi con la sua faccia. Può anche darsi che vi chieda chi vi ha detto dove sono le sue gambe e voi dovrete rispondere Kashima Reiko. Ma attenzione, se vi dovesse chiedere qual è il suo nome non dovrete mai rispondere Kashima Reiko, ma Maschera Morte Demone. Questo perché il nome Kashima è un'abbreviazione di parole Kamen, infatti maschera, e Shin, persona morta, e Man, demone. Boh, questa era la leggenda del teke teke. Se mai andate in Giappone e camminate o nelle scuole o vicino ai binari di notte o andate nei bagni, fate attenzione perché quando sentite il teke teke che si muove con i gomiti e mani vuol dire che vi ha preso in mira e voi sarete le prossime vittime del teke teke, non avrete scappo. Potete scappare dove volete, ma i teke teke vi ritroverà sempre e vi taglierà in due con la sua falce. Boh, il video è finito qua. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa leggenda metropolitana. Fatemi sapere le vostre opinioni qua sotto nei commenti. Come sempre trovate tutti i link in descrizione e nell'info box. Facebook, Twitter, Instagram, Musical. Lasciate un like, mi piace, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ragazzi, lo saluto ai colli. Ciao e alla prossima.